Sui motori e parte il Gran Premio del Canada. Attenzione perché subito Benassi tenta l'interno. Benassi, un'ottima partenza su Giuseppe Catania. Che Giuseppe Catania chiude un po' l'interno qui a Spalletta, che si ritrova a dover cercare di mantenere il controllo della macchina. Intanto Albertini perde due posizioni proprio dall'incidente di Catania. Safety car. Un massive incident. Tante macchine coinvolte qua. Non ho potuto vedere. Non ho potuto tutto vedere. È nato da una collisione con una Williams che si è girata a metà pista e gli altri sono arrivati velocemente. Comunque, che partenza di Benassi! Ha bruciato subito all'esterno la Ferrari e anche Poro, ottimo spunto. Bandiere verdi e riparte. Riparte quindi la gara del Gran Premio di Canada. In testa ancora Benassi. Vediamo. Qui cambi di posizione, Ivan Fattori, attenzione perché è molto vicino a Stefano Pescosolido, ha cercato, si è fatto vedere un po' con l'interno, c'è Giuseppe Valenti che supera Edoardo Olaru, e attenzione perché è affiancato dalla Williams di Albertini che tenta l'interno qui, attenzione piccolo contatto, perde un po' il controllo della macchina in uscita da curva 4, ma lo ottiene. E resta dietro a Edoardo Olaru che cerca di allontanarsi un po'. Dietro invece sopraggiunge Nicola Grassi, dietro Albertini. Si stanno avvicinando un po' tutti quanti qui. Questo è l'effetto ovviamente della safety. Attenzione perché c'è Gabriele Morocuti dietro a Brenno Guaraldi che tenta l'interno e lo passa d'interno. Albertini e Olaru. Attenzione perché lo passa d'interno. Bello questo sorpasso, bello il sorpasso di Albertini su Olaru. E attenzione perché si avvicina anche Nicola Grassi che prende l'interno. Attenzione, Nicola Grassi d'interno su Edoardo Olaru e si trova a lasciare un po' l'acceleratore. Edward qua stacca subito, velocemente, più in avanti rispetto a Nicola Grassi. Attenzione perché è attaccato dietro anche Vito Ranieri. C'è una battaglia per l'undicesima posizione, ben tre macchine coinvolte in questa battaglia. Io ti chiederei invece di spostarci sulla prima posizione perché Catania sta tallonando Benassi. Sono molto attaccati. Sì, sicuramente adesso tra qualche giro, se non questo proprio, il DRS verrà abilitato, mentre Huber ha già affiancato la Haas di Spalletta che si è mossa all'interno per servire. Ruota. Però Huber lascia. Intanto Catania riprende la sua posizione. DRS abilitato, ci arriva il messaggio alla direzione di gara. Qua un po' lungo di Benassi in curva 1. E attenzione perché comunque Spalletta è attaccato costantemente da Thomas Huber, che ne ha molto di più. A un decimo di distanza qua, tenta la staccatone, si è fatto vedere Agostini. Non era intenzione sua. C'è Lucia passare. Girato, attenzione, Lucia si è girato in curva 6. Si è girato in curva 6, ha perso tutto il vantaggio. Ruota con Albertini, ma non passa. Chiude la traiettoria, chiude la porta per Albertini. È vicinissimo, qua vediamo che prende l'esterno su Stefano Pescosolido. Tenta la staccatona per un incrocio magari di traiettoria, non ce la fa per l'incrocio, però ne ha di più in uscita. Ruota, Pescosolido cerca di difendere la posizione. Attenzione perché ha il DRS, entrambi col DRS. Stefano però in più ha la scia. E all'ERS sul massimo. Attenzione perché qua prova all'interno, si fa vedere. Niente. Decide di mollare, di non rischiare. Attenzione qua, madonna, ho visto un po' una scodata. E l'ho visto. Quello è un punto difficile dove sorpassare. Sì, l'ho visto molto. Sembra facile perché è tutto dritto. Tu dirai, ma guarda che basta che vai veloce, lo passi. Ma in realtà proprio no. Mentre Spalletta si sta avvicinando a Benassi. Benassi è in difficoltà con quelle gomme, Benassi in difficoltà con le gomme. È molto lento. Qua Spalletta tenta l'interno su Benassi. Attenzione perché c'è la... qua c'è stato un piccolo contatto. È entrato il ghosting magari perché forse uno dei due stava laggando. Però c'è stato l'incrocio su Spalletta. Ruota, attenzione. Vediamo chi ne ha di più. Spalletta tenta la staccatona. La manda largo Benassi. Mi è sembrato di rivedere Monza. Leclerc con Hamilton. Uguale. Rientra Giuseppe Catania, rientra Benassi. Benassi monta gomma dura, Gio. Sì, un attimino che ho un piccolo problema con Discord. Sì. Catania intanto monta gomma media. Benassi
Si è fermato tanto tempo ai box. Si è fermato tanto tempo ai box. Attenzione perché ci potrebbe essere una rivoluzione. Safety car. Cos'è? Safety. È uscito Sciuto? Si è ritirato Sciuto. Alla terza chicane. In prima posizione c'è sempre Catania che ha attaccato. Attenzione perché ci ha attaccato Samuele Spalletta. Dietro a tre decimi da lui. Vediamo se ci sono scambi di posizione. C'è Giuseppe Valenti che prende l'interno su Nicola Grassi in curva 1. Buono questo sorpasso di Pesco solido ai danni di Sargent che lo stava rallentando. A panino Sargent. Sì. A panino. Sta andando piano Sargent. Sì, 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 viene superato sia da Spalletta che ruota a ruota adesso con Valenti. Valenti dietro attaccatissimo col DRS. Mi vede un po' di difficoltà Sargent, eh? Attenzione sì, che qua Valenti un danno all'ala. Qua Valenti non... lo butta ai box. Lo butta ai box e Valenti spacca. Valenti spacca. Valenti lo vedo molto in difficoltà con la gestione dell'ERS. È praticamente a zero con l'ERS. C'è Nicola Grassi che è vicinissimo a Valenti, eh. Qua qua arriva un po' lungo in staccata. Stacca un po' tardi. Si gira Grassi e perde l'ala. Frustrato Grassi secondo me perché stava facendo una gara discreta, ma io chiedo di passare un attimo sulla Mercedes di Huber che ha sorpassato in curva 1 Fattori. Attenzione perché Fattori resiste, tiene l'interno, eh. Fattori resiste, tiene l'interno. Qua l'ha agganciato un po' con la ruota. Sì, una piccola toccatina involontaria ovviamente credo quella di Fattori. Sì, si è ripreso con la forza la posizione. Tanto qua Stefano Pescosolido dal DRS su Albertini, più la scia anche, e lo raggiunge davvero molto velocemente. Qua si fa vedere all'interno, staccatona di Stefano Pescosolido che passa in quinta posizione, si riprende la sua posizione. Si è tagliato un po' ovviamente, ma purtroppo questo è il gioco e gli ho dato delle penalità che già aveva anche prima. Mentre Catania ruota, sta scappando. Ruota a ruota con Valenti, Aliperti in curva 1, tiene l'esterno qua all'interno, c'è Valenti che cerca l'incrocio ma non riesce, difende la sua posizione Aliperti per passare quindi alla una posizione e scalare. Valenti in decima posizione, Alleman è pit stop, ha rimontato gomma media. Attenzione perché qua lo tenta. Lo prende, passa Thomas Huber. In seconda posizione, super staccatona tra l'altro, nella chicane. Attenzione perché ho visto Benassi toccare col posteriore il muro dei campioni. Si avvicina Benassi a quel muro. Fino ai box intanto leader. Vediamo cosa riesce a fare. Vediamo C'è una penalità da scontare il leader, attenzione. Thomas ne approfitterà sicuramente. C'è una bandiera gialla intanto. Gomma media. Tornantino. Vediamo, sì, qua Huber sì, lo passa. È ancora sotto pit limiter Catania, quindi Catania dovrà cercare di dare il massimo ora. Rimonta quindi gomma media e quindi ne ha di più rispetto comunque agli altri, anche chi aveva già la gomma media, perché ovviamente intanto vediamo qua come Pesco Solido lascia passare la Ferrari. No! Qua errore di Stefano, ha chiuso troppo. Attenzione qua però perché qua c'è un piccolo rientro. Sì. Insomma, un errore evidente di rientro qua. Qua c'è stato un dangerous rejoining the track. E vediamo come si avvicina. Intanto c'è Agostini che ha evidenti problemi col gioco. Continua a riavviare il gioco. Oh, qui tenta l'interno a Benassi. Qua Benassi purtroppo si ritrova costretto ad allargare un po' e prende penalità. Però Catania scappa via col DRS. Sull'ultima chicane davvero il gioco ti penalizza se allarghi, che è una cosa indecente. E quindi Giuseppe Catania si riprende la terza posizione. Intanto c'è Giuseppe Catania qua che prende il DRS su Thomas Huber e qui prende l'esterno e qua c'è il sorpasso per forza. Vediamo che tenta la staccatona Huber, addirittura molla l'acceleratore, lo lascia passare, capisce che Giuseppe ne ha un po' di più, sì. Ma attenzione che qua ha toccato un po' con il posteriore della macchina sul muro dei campioni, meno male col posteriore, non con l'anteriore, sennò sarebbe stato un serio problema. Figurati se non l'avesse alzato il piede, nel senso lì per forza bisogna entrare piano, altrimenti
il muro ti attende, così dicono. Intanto si è ritirato Gabriele Moro Cutti. Muro dei campioni con Muro dei Guaraldi. campioni. Esatto, c'è È il posizione bot di Guaraldi. pericolosissima. Ai box leaks comunque. C'è stato un sorpasso Ha deciso da di Nicola entrare. Grassi su Giuseppe Valenti. Attenzione perché Grassi tiene la posizione su Valenti. Bandiera a Bandiera scacchi scacchi. mentre. E quindi vince il Gran Premio di Canada, Giuseppe Catania con il suo esordio in Ferrari, la sua prima gara in Ferrari, terza gara della sua stagione, porta a casa 25 punti, ottima gara da parte sua, davvero una delle dei passi gara più belli che abbiamo visto fino ad ora. È riuscito a tenere un distacco incredibile da tutti gli altri, a scappare nel momento opportuno ed azzeccare completamente la strategia. Quindi bellissima gara da parte di Catania.